degli rifugiati, direttore del CESPI, un centro studi di politica internazionale. Il CESPI è appunto un centro che si occupa di temi internazionali. E due anni fa circa abbiamo avviato questa sperimentazione che è Mondopoli, che si presenta come un portale di geopolitica, e cioè un portale che raccoglie contributi da un po' da tutto il mondo, ricercatori, studiosi, esperti, e che racconta la complessità del mondo attraverso alcuni temi che poi appunto nel laboratorio vedrete, raccogliendo voci, dati, pareri, commenti, input soprattutto da studiosi, esperti che vengono dall'altra parte del mondo. È un tentativo di raccontare quello che accade intorno a noi da un punto di vista diverso da quello che è nostro, quindi, come dire, sprovincializzare il punto di vista e raccontare la complessità che viviamo attraverso questi strumenti. Una sperimentazione che appunto abbiamo avviato come CESPI in collaborazione con l'Istituto Treccani e con il supporto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, perché oggi sono questi temi centrali un po' dell'agenda politica internazionale, ma in generale dell'impegno che ciascun paese rispetto a... Per cui io adesso lascerei la parola direttamente a Lara Manzarini del Ministero degli Esteri, che appunto presenterà un po' anche perché il Ministero degli Esteri si è lanciato in questa sperimentazione, e poi la vorremo insieme. Grazie a tutti, io vi porto anche i saluti del mio capo unitario. Io lavoro in una unità di analisi e programmazione, si chiama, nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il mio capo è ora a Washington. Sarebbe tanto utile essere qui perché lui è un appassionato di queste cose e soprattutto ama tutti i progetti che sono rivolti ai giovani, e quindi mi ha mandato, mi ha detto assolutamente dobbiamo esserci, e quindi sono qui. E questo progetto ci è piaciuto molto, due anni fa lo abbiamo scelto. Il Ministero degli Affari Esteri collabora, in particolar modo la mia unità, con il think tank, proprio perché siamo consapevoli di questa complessità del mondo e siamo consapevoli che noi diplomatici da soli in questo mondo non riusciremo mai a capirlo veramente. Poi, noi passiamo attraverso tanti paesi e quindi abbiamo sempre bisogno del vostro contributo, e quindi ogni anno chiediamo ai vari think tank, ai vari centri di ricerca di aiutarci ad approfondire delle tematiche che noi consideriamo prioritarie. E questo portale ci aiutava anche in questo senso, perché affronta delle tematiche, appunto si occupa dell'Africa, si occupa dell'America Latina, si occupa dell'Asia, che sono dei paesi che per noi sono naturalmente prioritari. Pensiamo solo allo sviluppo demografico dell'Africa, pensiamo soltanto alla crescita economica dell'Asia, e capiamo che nel futuro non possiamo assolutamente parlare di politica estera italiana se non faremo riferimento, diciamo, a questi paesi. Diciamo, nel futuro l'Europa sarà una piccola parte di questo mondo, e anche per questo sprovincializzare, come dici tu, lo sguardo è fondamentale. Io direi forse anche internazionalizzare il dibattito, sentire cosa gli altri pensano, guardare la realtà insomma, da diversi punti di vista. E quindi questo portale ci è piaciuto tanto per questo, ma ci è piaciuto tanto soprattutto perché il Ministero degli Esteri reputa molto importante anche una internazionalizzazione del dibattito sulla politica internazionale. Un tempo noi diplomatici eravamo un po' l'elite che si occupava di politica estera, quindi politica estera è una cosa proprio di cui si occupavano i governi, le istituzioni internazionali, i diplomatici. Adesso ormai ci siamo resi conto che la politica estera entra nella vita di ognuno di voi ogni giorno. Pensiamo al cambiamento climatico, pensiamo alla sfida del terrorismo, e quindi pensiamo che una politica estera non può essere democratica, non può esistere se non si apre questo dibattito anche alla società civile, se anche noi non siamo informati di cosa pensa l'opinione pubblica. E in questo un contributo grande ce lo danno anche i think tank, che ci informano del dibattito che c'è a livello italiano, a livello internazionale, ma tramite questo portale penso anche che ce lo date, perché
rendete capaci i giovani, i meno giovani, anche con parole più semplici di quelle che useremo noi addetti al settore, a comprendere delle realtà che sono appunto complesse, a far vedere dei punti di vista che sono, che magari sfuggono anche a noi, la prospettiva delle donne. Noi diplomatici, diplomatiche donne siamo pochissime, tant'è che anch'io mi definisco un consigliere di legazione, parliamo sempre al maschile, siamo pochissime e noi stesse dimentichiamo la nostra prospettiva a volte. E questo portale mi è piaciuto anche per questo, perché ho letto tanti articoli di ex ambasciatori, non so, penso all'ambasciatore Melani, che poi, conoscendo molto bene le cose, le sanno anche dire in parole semplici, e quindi questo portale mi è sembrato dare un contributo importante, ed è per questo che credo che sia stato anche scelto dall'Unità, dal Ministero degli Esteri, proprio perché ci aiuta ad avvicinarci alla società e alla società civile, ad arricchirci di questo dibattito, un dibattito che è complesso, e quindi per parteciparci pienamente a questo dibattito abbiamo bisogno che anche voi siate informati, che siate maturi, che siate educati in un certo qual modo alla complessità, e di questo voi ci rendete un grande servizio e rendete anche un grande servizio al paese. Grazie, sì, credo che ci siano due aspetti ulteriori da sottolineare, come diceva la consigliera, oggi appunto la dimensione internazionale è qualcosa che consapevolmente, più o meno consapevolmente, attraversa la nostra vita. Qui ci sono tematiche, conflitto, migrazioni, donne, temi economici. L'idea è proprio accrescere la consapevolezza di come un problema anche molto specifico ha a che fare con una dimensione che ci appartiene tutti i giorni. Oggi anche il dibattito è molto schiacciato su alcune cose e trascuriamo tutta una serie di altre questioni che sono tra di loro strettamente intercorrelate. E l'altro aspetto è il tentativo di rendere divulgabile un contenuto scientifico. Questa è l'altra grossa sfida che, come Think Tank, come istituto di ricerca, abbiamo cercato di cogliere con questo portale. Qui dentro trovate contenuti accessibili, ma dietro a ciascun contenuto c'è una ricerca scientifica, c'è un'affidabilità del contenuto stesso. Ecco, io adesso lascio a Marco Zubi, che è direttore scientifico del CESPI e di questo portale, farvi entrare un po' nei contenuti. Buonasera, grazie. Brevemente allora mi introduco in questo portale per fare poi il laboratorio. Con una premessa, visto che ci troviamo all'università, che diciamo, i cambiamenti in corso, la globalizzazione di cui si parla, hanno alcune dinamiche molto veloci, accelerate, cambiano rapidamente, anche nello studio, nell'uso di internet, ce ne sono alcune che invece sono dei processi più lenti. No? Uno di questi ha a che vedere con l'idea dell'università che abbiamo. No? Molti saranno all'università, sapete quante università ci sono in Italia? Guardate chi è che sa, più o meno. Un centinaio. Allora, in Vietnam, che non è la Cina, ce ne sono oltre 200. Cioè, rispetto a 40 anni fa, il mondo è profondamente cambiato in quel sud, Africa, America Latina e Asia. Ovviamente hanno grandi problemi all'università, in questi paesi, problemi di funzionamento. Però c'è una realtà culturale, vivace, dinamica, che affronta i temi. Noi da questo siamo partiti. L'idea di sprovincializzare e cercare di avvicinare una realtà di riflessione che è anzitutto la ricchezza dei contributi di un mondo che cammina rapidamente, pensiamo all'Asia, che aumenta in popolazione, si diceva l'Africa, e anche quella ricchezza di italiani, no? Noi lo sentiamo il problema, le migrazioni, i cervelli che fuggono, cioè un patrimonio di competenze, conoscenze di italiani che vivono in Africa a diverso titolo. Quindi questa era un po' la sfida, come tradurlo poi in qualcosa di accessibile. E come vedete il sito è strutturato, quindi l'idea poi è provare a vedere anche che concretamente che esercizio fare un esercizio ovviamente in poco tempo, però per utilizzare questo portale. Ha un doppio criterio possibile di navigazione, uno è sulla mappa che vedete, il planisfero, dove sono evidenziate
voi qui vedete alcune piccole icone, corrispondono ai sei temi che attualmente sono i temi attraverso i quali i criteri, diciamo, di selezione dei contributi. Ci sono il tema della povertà, raccontare la povertà dallo Zambia, raccontare il tema delle migrazioni da un paese latinoamericano, raccontare la questione di genere, le discriminazioni delle donne, il tema dell'empowerment femminile, che è il terzo tema. Quarto tema, l'economia, le dinamiche economiche, qual è la realtà dell'economia cinese oggi. Il tema dei conflitti, una realtà non solo in forma conclamata, ma permanente, in forma latente, quindi tanti conflitti più o meno conclamati nel mondo. E il sesto tema è l'ambiente. Sono dei temi poi che, diciamo, questo, il secondo anno abbiamo aggiunto tre temi. I primi tre temi sono stati nel primo anno povertà, migrazione e questioni di genere. Ora da gennaio abbiamo aggiunto gli altri tre temi, l'idea poi di aggiungere altri. Su questi temi, quindi l'incrocio della navigazione, scegliere un tema e scegliere un'area geografica. Io posso essere interessato allo Zambia, indipendentemente dal tema, e vado a vedere cosa c'è sullo Zambia. Oppure sono interessato al tema e seleziono il tema. Che tipo di contenuti ci sono? Ci sono alcuni che sono, li abbiamo definiti editoriali, perché sta stretta, diciamo, la dimensione, per esempio, geografica. Un contributo che ci arriva da uno studioso dello Zambia, che però è sulla migrazione in generale, non lo potremmo incasellare nello Zambia. Quindi sono... che però si caratterizzano per la stessa natura, cioè sono punti di vista su uno dei sei temi di studiosi italiani che vivono in questi paesi o di studiosi di quei paesi che raccontano la realtà attraverso un video. C'è poi un altro strumento che sono le infografiche, cioè rappresentare in forma visiva immediata dimensioni, dinamiche, facendo ricorso alla crescente mole di dati disponibili su questi temi. Ancora una volta in una prospettiva globale o focalizzata su continenti o paesi. C'è poi un altro tassello ancora, un'altra chiave di lettura e navigazione nel menu, adesso non lo potete vedere, però ci sono dei... non so se voi sul... poi funziona, ottimo, quindi vado a memoria. Diciamo, c'è poi, scorrendo come menu a destra, ci dovrebbe essere quello che è navigando in rete, e lì l'idea era anche sapere che lì però c'è lo scarto, no? Quando dicevo c'è tanta conoscenza, però i poli di distribuzione di informazione tendono ad essere sempre europei, occidentali, però ci sono molti autori di quel sud del mondo che pubblicano, purtroppo non molto tradotto in Italia, quindi sono per un verso segnalazioni di libri pubblicati molto recentemente da autori, tra virgolette, del sud del mondo, sempre a che fare con uno dei sei temi. E l'altro è segnalazione di siti che sono prodotti da, sono realizzati da, spesso da autori del sud del mondo. Quindi sempre questo decentramento della prospettiva, raccontare gli stessi temi, migrazione di cui si parla moltissimo in Italia, raccontata da una prospettiva diversa, contributi di testo, di video, infografiche o segnalazioni di pubblicazione di autori di quel mondo. Che altro c'è di sul... Se ti interessa, passa alla destra. Poi c'è una... No, c'è poi una di servizio che è semplicemente gli autori per capire chi fosse interessato per autori. Ovviamente gli articoli sono tradotti in italiano perché questo è un limite, diciamo, della globalizzazione, noi ci rivolgiamo principalmente ai italiani, quindi quello che facciamo però è che per gli autori che hanno scritto in altra lingua conserviamo, diciamo, in allegato l'originale, quale che sia la lingua. Sì, visto che a voi funziona e qui no, lavoriamo sull'esercizio. Diciamo, qual è l'idea dell'esercizio? Quello che abbiamo cercato di fare è selezionare per voi, quindi suggerire una serie di contributi sui sei temi che sono in analisi del portale. Quindi troverete sulla mappa della home page, cliccando su suggerimenti, troverete nel planisfero, ovviamente in alcuni paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa,
troverete dei contributi che sono per la prevalenza dei contributi testuali e un video. Anche perché c'è un problema che voi non avete, poi creerete pure caos, non potete ascoltare, questi computer non hanno l'audio. Quindi noi abbiamo comunque scelto un video che ha i sottotitoli, perché tutti i video originali che ci arrivano da autori dell'America Latina o dell'Asia o dell'Africa, li manteniamo in lingua originale con sottotitolati. Quindi eventualmente, se voi voleste vederle, potete vederli sottotitolati. Nella mappa quindi troverete una serie di selezioni fatti da noi. Quindi quello che noi vi suggeriamo e vi consigliamo è di scegliere uno di questi contributi in base al vostro interesse, che può essere per tema, quindi o su povertà o su migrazione, su ambiente o conflitti, o su area geografica, per cui qualcosa che sia in Brasile, quindi l'Amazzonia, qualcosa che sia conflitti Siria o sulla valle della Bekaa, sui rifugiati. E vi consigliamo quindi di leggere uno di questi contributi, che sono dei contributi comunque brevi, non più di 3 pagine. Dopo aver letto questo contributo testuale, provare ad andare nella sezione di infografiche e cercare secondo voi una infografica che in qualche modo si colleghi al tema e al contributo che voi avete letto, per vedere appunto i collegamenti tra ciò che è stato scritto e ciò che sono i dati che spiegano il problema, quindi povertà, donne o ambiente. Fatto questo esercizio, noi siamo ovviamente a disposizione per domande ulteriori, e invece faremo noi voi delle domande, quindi avendo voi navigato e letto qualcosa del portale, ci sarebbe molto utile sapere che cosa avete, diciamo, letto, capito e cosa vi è sembrato. Quindi vi chiederemo ovviamente in forma anonima e se siete disponibili a rispondere a un breve questionario di 6 domande. Questa è una delle più antiche mappe di cui siamo a conoscenza. Era ovviamente era in una prospettiva già allargata del mondo, però già il fatto che quella precedente, avete visto, avevamo messo al centro cosa c'era del mondo? L'Africa e sopra l'Europa, però è una sfera, quindi è un po' arbitrario mettere al centro, no? Questo è curioso, se voi vi trasferite perché state per passare alle superiori e decidete di farle in Australia vedete che la mappa al centro c'è l'Australia. Quindi, diciamo, il punto di vista impone una lettura, e il portale questo fa, cioè cerca di correggere, non perché sia più giusto, ma perché è un'altra prospettiva quella di autori africani, latinoamericani e asiatici. Questa è un po' più recente, però non è esattamente quella che conosciamo, che utilizziamo. Questa com'è? Fatta bene? Sì. Cioè,
c'è anche la Sardegna, però pure questa, com'è il mondo, la Terra? È un piano, una sfera? E noi la stiamo schiacciando. Provate a tagliare un arancio e prendere la buccia e schiacciarla, non viene piano, quindi dobbiamo un po' deformarlo. Questa è molto utile, ma è una delle possibili forme. Guardate che differenza rispetto a questa, se ci sono, e attenzione, dovete individuare quali sono le principali differenze. Chi si è appiattito? Il mondo tutto? L'Europa. L'Europa si è aperta. L'Europa, tu che hai detto? Il reticolo, certo. E quindi qual è meglio? Dipende a cosa serve, capito? Noi in base a quello che è l'uso che ne facciamo hanno una loro utilità. Guardate questa è la differenza sostanziale, cosa sta succedendo? Questa è quella, la prima. Se noi provassimo, perché una cosa da fare, dico, vabbè, ma qual è quella più giusta? Vediamo quanto è grande, prendiamo la superficie e calcoliamo quanto è grande la superficie di un paese, di un continente. Guardando in termini solo di superficie, quella piena era quella proprio distorta. La precedente, quella Mercatore, era molto comoda per la navigazione, quindi per alcune utilità funzionava molto, però in termini di superficie è distorta. Questa, proviamo a vederne un'altra, questa è quella che viene spesso utilizzata. Ok, questa è... perché ci sono dei colori? Che sono i colori? Montagne, quindi che sono le zone desertiche, boschive, con la natura dei diversi continenti. Solo per farvi vedere, perché è interessante, noi raccontiamo il mondo attraverso questo pezzo, cioè ci concentriamo su questi continenti. Che continente è questo? Ok, questo è il pezzo grosso, quella? Ok, quindi noi raccontiamo solo questa parte. Che è più grande o più piccolo questo rispetto al nord del mondo? Guardando questa mappa, piccolo. Allora, in termini di abitanti, è difficile essere preciso, no? Però quanti sono gli abitanti di questo nord più un pezzo strano che non sarebbe nord e sud, profondo sud, l'oceano, l'Australia. Però siccome la storia è molto legato al nord del mondo, li mettiamo insieme. Guardate quanti sono gli abitanti. Fate la somma, senza calcolatrice, la risorsa. Meno di 2 miliardi. Bravo. Ok. 4 copie, 45 milioni. Quindi ci sono alcune che sono relativamente piccole, ma molto poco abitate. Molto poco abitate. E nel resto del mondo, quel sud che pare più piccolo, quanti abitanti ci sono? Di più o di meno o uguale? Di più? Vediamo. Wow, molto di più. Non solo sono davvero molti, cioè pensate, 4 miliardi e mezzo in quel pezzo rosso che è un pezzo di Asia. 1 miliardo e 3 in Africa. Più di mezzo miliardo in America Latina. Okay. Diciamo, a volte, questa la conoscete, qual è la fonte? Giovani, Google Maps, questo i navigatori usi a muoversi su internet lo conoscono benissimo. E questa viene utilizzata molto, no? Però anche questa ha quella deformazione, cioè se noi proviamo a trovare il punto centrale. L'avete studiato a scuola l'equatore? Cos'è l'equatore? Magari non lui che toglie voce a tutti. Non posso solo discutere. Voi sapete qualcosa dell'equatore? Dobbiamo chiedere a lui. Come ti chiami? Claudio. Io chiedo Claudio. Come vai, vai? Come niente? Dico Claudio. È tipo una fascia che dovrebbe stare al centro. Immaginaria. Ottimo.
avete delegato la persona giusta. Quindi divide proprio a metà. Allora guardate dove dovrebbe stare. Se noi dividessimo, cercassimo il punto centrale della mappa, qui è il centro. Quindi l'equatore dovrebbe passare qui. Invece guardate dove passa. Che vuol dire che questa rappresentazione è un po' sbilanciata. Non so, è difficile farle bene, però è distorce, sì, da questo punto di vista è fatta male. E infatti se noi guardiamo, diciamo ok, vediamo quant'è, dov'è l'equatore, quest'area, questo rettangolo, dovrebbe essere uguale a quello sopra. Perché questa è la metà inferiore e la metà superiore. Invece se questo lo portiamo sopra, ci manca un pezzo, che vuol dire che la parte superiore è molto più allargata. Quindi dobbiamo fare attenzione addirittura alle mappe, alle carte che guardiamo, che ci aiutano, però raccontano un po' la nostra storia, la nostra, anche il nostro modo di guardare il mondo. Okay, questo che ci dice? Ah, la superficie era più piccola, guardate un po', è il doppio. Su del mondo è doppio. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo così abituati, in effetti certe cose, anche il racconto geografico, le informazioni che abbiamo, sono legate alla nostra prospettiva del mondo. Tutto sommato per noi l'Africa è un paese, non è un continente. L'Europa, tanti paesi, tante differenze. L'Africa, quanti sono i paesi africani? Esatto. 51, chi dice di più o di meno è vicinissimo però alla realtà. 52, ci stiamo avvicinando. 54. Lei ha detto. Qui sono tanti paesi, hanno molte cose, però anche molte differenze. E come grandezza, la superficie di questi continenti, abbiamo messo prima la popolazione. Molti più abitanti in questi continenti, anche con estensione di superficie, a dispetto di quelle che alcune rappresentazioni ci dicono. Questo è il continente in termini di chi vince la classifica. Qual è il continente per estensione che si classifica primo? L'Asia. Quasi il 30% delle terre emerse. Il secondo? America, però siamo un po' più. In genere si dipartisce, no? Si divide l'America del Nord, l'Africa, 30 milioni di chilometri quadrati, un altro 20% della superficie delle terre emerse. Poi viene il Nord America, mettendo anche America Centrale, poi viene l'America Latina e poi viene il nostro protagonismo, eccoci, Europa, il 6,8% delle terre emerse, più piccola dell'Antartide, non è abitato, quindi è proprio un marginale, è più grande di oceani, ok? Vediamo allora un po' concretamente per voi giovani, dentro di macchina, venga un po', venga, vediamo insieme allora l'aiuto di tutti, soprattutto di Claudio. E vediamo un po' come si naviga su questo sito, no? Su questo portale. Allora, per esempio, la cosa interessante sono, per voi giovani, molto più in termini di adulti, l'infografica, ok? Ti puoi mettere lì così io illustro, riesci a muovere, andare sul computer e con le mani, ah ma non si vede, voi non vedete niente, come si fa qui? Arriva l'assistenza, cioè, dovreste, voi ci siete su Mondopoli sul vostro computer, ok, allora bisogna collegare e poi connettere, direi cominciamo, ok, grazie, da Mondo Cifre, infografica, ok, che la parte un po' meno, però anche il testo per voi è leggibile. C'è stato qualche giovane prima che ha apprezzato quello sui pomodori? No, di testo, di articolo, no, allora quello Mondo in Cifre, ecco proviamo a vedere questo, clicchiamo la prima, eh. Allora adesso
Quindi si va sul mondo in cifre, noi abbiamo varie, si può cliccare direttamente sull'icona dell'infografica, poi scorre in basso per cortesia, ingrandisce andando a destra, questo 4%. Ci siete tutti? Adesso vediamo questo prima di dare il via. E cosa ci rappresenta questo? È un'infografica che ci descrive un tema importante, ne avete parlato a scuola, riscaldamento globale, cambiamento del clima, temperature. Allora, è un tema che interessa tutti. Allora, questo grafico, il vantaggio dei grafici qual è? Che anziché mettere tabelle lunghissime, dati difficili da sintetizzare con lo sguardo, in un'immagine riusciamo a cogliere il grosso di un fenomeno. Questo grafico, immaginate che sia così, che rappresenta, a cosa assomiglia? Cos'è un fiore? Cos'è? Un aerogramma. Non esattamente, però il giorno è molto sofisticato. I raggi del sole, ecco questo. Quindi diciamo i raggi del sole. Ogni raggio è un paese. Ok, quindi quel mondo adesso lo vediamo rappresentato da raggi del sole e addirittura raggruppati per continente. È troppo piccolo, però se ce l'avete davanti al computer riuscite a leggere che qui ci sono paesi africani, Nigeria, Niger, ok? Poi sopra America Latina, l'Europa dov'è? Chi è il primo a individuare dov'è l'Europa? A destra, in basso. In basso, a destra, in basso. Al centro, a destra, in basso. No, io sono in basso. Dove è secondo voi? Ma dovreste leggere, ci sono indicati i nomi dei paesi. A destra. Ma dove dovreste vedere? In basso a destra. In basso a destra. In basso a destra. In basso a destra. In alto a destra. Filippine, è vero che è scritto in inglese. In alto a sinistra. L'Italia, cercate l'Italia. In alto a sinistra. L'Italia è lì. In basso a... Là c'è il Regno Unito, Germania, Italia, la vedete sopra? Ok? In alto a destra. Esatto, in alto a destra lì c'è l'Europa. In particolare un raggio è l'Italia, però ci sono anche altri paesi. Poi se voi siete interessati all'Africa andate a vedere in basso. Guardate così a sinistra. Cosa fa questo grafico? Ci descrive al centro, infatti qui lo dice, questi sono i continenti, Oceania, Asia, Europa, Sud America, Nord America, Africa. Poi ci dice anno per anno e poi decennio per decennio, perché qui stiamo proprio nelle proiezioni future, chi lo sa, nel 2090, però in base ai dati che noi abbiamo si cerca di vedere come cambia la temperatura paese per paese, quindi facendo scorrere dovrebbe partire dal passato qua, ok, carica, ecco, siamo nel 1900, sta andando, cosa succede? Guardate la temperatura, quelli sono i gradi, 2 gradi e si dice, la comunità internazionale ha detto pericolosissimo, cerchiamo di non arrivare a 2 gradi perché cambierà in maniera catastrofica in certi ambienti. Più sale, più diventa rosso. Guardate. Su un paese. Gli argomenti in realtà sono delle sintesi di paper più ampi che ha fatto la redazione analizzando sempre i diversi temi. Adesso mi passo semmai così. Sì, io mi chiamo Mauro Pace, sono un collaboratore di Mondopoli, del CESPI e vengo da un'esperienza di quasi 40 anni all'interno delle Nazioni Unite e devo dire che lavorare, dare un supporto, un aiuto anche esterno a questa iniziativa è diventata un'esperienza molto affascinante, perché come stava dicendo Barbara ho
avuto modo, nonostante appunto un'esperienza già pregressa, di scoprire tanti punti di vista differenti. In questo senso, guardare a questi temi che sono d'attualità, che sono continuamente sulla stampa, dalla prospettiva del sud del mondo, dalla prospettiva di voci che normalmente non hanno voce, è stata e continua ad essere un'esperienza molto interessante. Si diceva nella prima sessione che si cerca soprattutto di avvicinare i giovani e le nuove generazioni a questo tipo di informazione, che è fondamentale, perché in un mondo che insomma vediamo tutti vive di superficie, di fake e di polarizzazioni di varia natura, probabilmente questo è un forte aiuto ad andare all'origine delle notizie e sentire raccontare da chi vive sulla propria pelle. Non aggiungerei altro per non togliere tempo al lavoro che farete, che sarà appunto quello di tentare, poco tempo disponibile, di utilizzare, di navigare questo sito, scegliere un tema, approfondirlo come vorrete farlo e poi, se non ho capito male, riempire un questionario anonimo per darci le vostre impressioni.